pietra alle parole di Achille. L'italiano è così individualista che sta diventando come un attaccante del calcio balilla che non ha mai visto in faccia i suoi compagni di squadra. Ma in fondo per noi l'importante è precipitare. L'italiano batte le mani quando il sole è a terra, ma non batte ciglio quando il paese affonda. L'italiano fa casino durante il minuto di silenzio, ma poi sta in silenzio per anni quando dovrebbe far casino. L'italiano per protestare in piazza aspetta che ci sia il sole e il bollettino meteo guiderà la rivoluzione. Le poste entreranno in Alitalia e mia nonna che ha paura di volare pensa non andrà più a ritirare la pensione. E sai che danno, se fossi il fidanzato di Trenitalia sarei stufo di comprare test di gravidanza per ogni suo ritardo. Il sindacato è caldo, ma qua è tutto troppo caldo tra chi incrocia le braccia e chi incrocia uno sguardo. E in Italia le mamme fanno le raccomandazioni mentre i figli di papà si fanno le raccomandate. L'italiano è scaltro, l'italiano è furbo, l'italiano è contro il Unione Gay, ma poi si fa inculare dal Salvini di turno. C'era scritto Buonti, ora invece sotto quelle foto ci trovi scritto voto. Il tuo paese ti ha allattato fin da quando eri neonato, ma poi ti ha lasciato in strada parzialmente stremato. È il senso del ridicolo che continua a fare danni in un paese senza tempo ormai fermo agli anni 80. Qui dove il giovane regista ha appena compiuto 40 anni e il giovane architetto invece ne ha 50. L'italiano che allo stadio con la negro a Palotelli, ma poi dal parrucchiere si copia il taglio di capelli. L'italiano va allo stadio come se stesse andando in guerra e poi se ne va in guerra come se andasse allo stadio. Superato! Buonasera Soverato! Io vi chiedo perdono, ma non sono il bonzone che c'è, ne devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Ferro e il papione di Vultone, di bollare con più pizze, di una gioca del John. Salvini su suo blog ha scritto un po', si dice se il mattino l'oro in bocca si prevede il rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di gruppo. Voi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei, ma non posso. Io mi chiedo pardon, ma non seguo il bonzo. E che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al papillon di Giulitone. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post. Dice che se il mattino l'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di gruppo. Non c'è un senso a questo tempo che non ha il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei, ma non posso. E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e poi
ci sul serio, con le prove che mi piacciono abbiamo lasciato su Facebook. Papà che ogni weekend era ubriaco perso, e mamma che lanciava reggiseno di concerto. Che abbiamo speso un patrimonio, impazziti per la moda, Armani, Comio. L'iPhone ha preso il posto di una parte del corpo, e infatti si fa gara chi ce l'ha più grosso. Ti ha aperto nel 98 e che 18 ti compie ad agosto, mentre guardi quei selfie che ti mandavi nascosto, pensi purtroppo vorrei ma non posso. E se lei lo sta con virus basta prendersi in orto tutto questo sbattimento per te trovare un bordo, tutto questo sbattimento per far foto al tramonto, che poi sullo schermo piatto non vedi quanto è profondo. Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso. Quello che viviamo ogni ricordo è più importante condividerlo e viverlo. Vorrei ma non posso. E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e poi tuffo nel mare nazional popolare. La voglia di cantare tanto non ci passerà. Ma che figata è! Grande, sono... Oh! Ma prima di andare facciamo una foto ricordo. Questa sera certo, la Summer Arena di Soverato vive il suo debutto e come vedete è una cornice straordinaria. Finalmente la Calabria ha una struttura dove si possono fare i grandi eventi. Una struttura agibile, che strutture ce ne possono pure essere, però le difficoltà che abbiamo vissuto in lungo e largo, anche se voi ci avete seguito, quindi avete notato sempre le grandi difficoltà sia di numerico e sia di agibilità. Maurizio, ti interrompo, mettiamoci da questa parte mentre l'operatore riprende questa straordinaria location che questa sera si arricchisce davvero di migliaia di ragazzi, di famiglie. Sì, la cosa bellissima è proprio perché questa sera c'è un pubblico veramente dall'età di 5 anni fino all'età di 60 anni, quindi un evento dove possono venire tranquillamente le famiglie senza nessun problema, è dotata di grandissimi comfort, ogni settore ha il suo ingresso, quindi c'è stata un'organizzazione perfetta e quindi sono felicissimo proprio per questo. Ringrazio l'amministrazione comunale di Soverato, il sindaco Ernesto Lecce, che ha creduto subito a questo mio progetto e si è messo veramente a disposizione con centinaia di servizi per rendere questa struttura pure agibile al 100%. Io dico e posso confermare che la Calabria veramente può venire, almeno per una volta, l'invito di venire al Summer Arena per capire di che cosa stiamo parlando, perché sennò così non si riesce veramente a capire la bellezza di questa struttura. Ricordo il prossimo evento dell'8 agosto con Fiorella Mannoia, sicuramente ci sarà la stessa cornice di pubblico però con una tipologia diversa. Questa sera il parterre è gremito da spettatori all'impiedi, invece con Fiorella Mannoia da uno stadio si trasformerà a un grande teatro all'aperto. Quindi che dire, questa sera abbiamo un pezzo d'Italia, anzi vi posso assicurare che
e posso confermare che il 65% dei biglietti venduti sono stati da tutta Italia, quindi è una prima sotto tutti gli aspetti, sia per quanto riguarda la Summer Arena, sia perché J-Ax e Fedez hanno dato fiducia alla SM Musica per una produzione, per la data zero, perché il loro tour partirà nell'inverno 2017, e dando fiducia a un'azienda calabrese hanno lavorato oltre 500 persone sia per realizzare la struttura sia per l'organizzazione di questo evento. Sono felicissimo e non so che dire. Cerco di dare l'appello nuovamente, almeno per una volta venite alla Summer Arena. È davvero, noi abbiamo notato poco fa che anche lo stesso sindaco era particolarmente emozionato dal palcoscenico, aveva evidentemente raggiunto una dimensione, no? Attraverso questa struttura che davvero è come se abbracciasse il pubblico e si trova incastonato, no? In questa bellissima cittadina. Sì, poi Soverato, oltre la location che ha tutto il conforto, siamo sul lungomare, abbiamo un mare di eccellenza perché mi pare che ha superato i 7 gradi su 7 per quanto riguarda la pulizia dell'acqua cristallina, quindi la pulizia della spiaggia e quant'altro. Cosa dire, siamo in una località turistica conosciuta a livello mondiale, gli ingredienti ci sono tutti. E se qualche tempo fa, incontrando il sindaco Alecci, parlava di una rinascita di Soverato, penso che questo possa essere considerato un buon inizio, un inizio che fa ben sperare. Sì, io ho sempre detto e ripetuto che la musica, la cultura, gli spettacoli sono il mezzo veicolare più veloce per fare turismo, quindi un turismo attraverso la musica che porta anche dei benefici a livello commerciale. Pensate che da maggio tutti gli alberghi, non solo di Soverato, ma tutte le zone limitrofe sono piene, quindi tutti i locali questa sera erano stracolmi, abbiamo portato veramente quello che la Calabria merita. La Calabria è una regione votata al turismo, è l'unica fabbrica che abbiamo, la dobbiamo mettere solo in movimento. Io ho pensato di farlo, spero che tutti gli altri lo faranno. Chiudiamo con la prossima data. 8 agosto Fiorella Mannoia, 10 agosto la prima data internazionale di Champol, 18 agosto Vinicio Capossela, 21 agosto una grande rockstar come Gianna Nannini e il 25 agosto con Alborose, un grande artista mondiale della musica reggae. Quindi ce n'è per tutti i gusti. Come state? Era da un sacco di anni che non tornavo qui e non tutti lo sapranno, forse nessuno lo sa. Io ho iniziato la mia carriera artistica in questo posto, proprio a Soverato, dove ho conosciuto delle persone, ho condiviso gioie e dolori in questo posto e sono veramente contento di essere tornato qui questa sera dopo tanti anni. Volevo anche dedicare il prossimo pezzo a un ragazzo che questa sera doveva essere qui, ma purtroppo non è potuto essere con noi. Voglio una mano al cielo per Stefano. E questa è la sua generazione. Boom! Soverato! Le mani a tempo! Su, 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 su! I genitori, il problema è che gli altri due sono i genitori, con il malo testamento di nonno quando muori, e di 40 anni dire che ora mamma dorma fuori, è noto che l'italico soffre di stress post-traumatico da cellulare scarico, tipo che le fa smettere di scrivere e tu smetti di vivere, pazzo per gli autoscatti, sei fotosensibile, su Facebook sei iscritta a metà popolazione, l'altra metà ancora dei problemi con il modem, i suicidi ormai non fanno più tanto rumore, tu non registra un minuto di silenziatore, il mio paese chiama facchinetti figlio d'arte, come vedere la persona e dire vado al ristorante, o vecchio pericolo se guida una Mercedes, figuriamoci quando è la guida di un paese. You wanna go, 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 go anyway. Go, 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 go anyway. Generazione televoto, con cervelli sottovuoto, sempre più risucchiati nel televoto. Generazione B, generazione pop, no, rigenerazione, generazione boom. I don't know, I don't know. Diciamo che
hanno messo Fedez, che è un rapper che è uscito nell'ultimo periodo, con J-Ax, che già dagli Articolo 31 si conosceva. E insieme hanno fatto qualcosa di veramente innovativo e che da me lo colpisce, sia le persone con una certa età che anche i giovanissimi, come qui un pubblico così vasto come quello di stasera. Sono obbligato a seguirlo ovunque. È un obbligo piacevole questo. Mi fa piacere pure a me, sicuramente. Le canzoni mi piacciono. L'ascoltavo da quando ero piccola, in pratica mia madre quando ero nella pancia ascoltava gli Articolo 31. Perché a me piacciono questi due artisti, li seguo a tutti e due da molto tempo, specialmente a Fedez lo seguo da 6 anni. E secondo me infatti i loro due fanno molto successo ed è molto bello. Come ti chiami? Luca. No, lo stai dicendo in modo serio, perché... Tu segui la musica seriamente, è giusto che si faccia così. Senti, ma qual è un brano che ti ha suscitato particolari emozioni? DJ Ax, mi piace l'uomo col cappello. Di Fedez invece, vabbè, c'è Beautiful Disaster. A me dispiace perché non conosco i personaggi di oggi, però seguo le vostre impressioni e mi affido e mi fido. Da quella parte, come ti chiami? Esther, tu cosa avevi in mente di dire? Poco fa ascoltavi il tuo amico. Sono venuta qua perché J-Ax e Fedez mi sono sempre piaciuti da quando... Eri piccolino. Sì. Perché adesso quanti anni hai? Quasi 14. Questi 14 anni che dicono che seguono J-Ax da quando erano piccoline, immagino da 5 anni, 4 anni. Colpa delle mamme. Bello. Il fratello? Sì. Quanti anni ha il fratello? È lui. Ah, bravo. Il duo secondo me uscirà una bomba, perché io, questo è il mio primo concerto di Fedez, sognavo un suo concerto da tanto, adesso c'è stata la possibilità e quindi adesso lo vediamo, per me è un sogno che si avvera. Tra i due preferisco Fedez, però il duetto io penso che uscirà una figata, anche perché la nuova canzone Vorrei ma non posso, che monta i 40 milioni di visualizzazioni su YouTube, quindi secondo me come artisti diciamo americani, secondo me andrà bene. Il tuo nome? Manuela. Senti, il fatto che Gianni Morandi abbia cantato Vorrei non posso e l'abbia postata, sì, a voi fa piacere? Esatto. Guarda, io ho visto il video di Gianni Morandi, per quanto lo prendo per simpatia almeno una ventina di volte, mi è piaciuto tantissimo, anche perché l'ha fatta sua, non era abbastanza intonata tra virgolette, l'ha fatta sua, a me ha fatto piacere, sì. Vai. Così vengono tutti, così okay. Vengono tutti quanti, che c'è il fish eye. Vai. Dite cheese! Siamo proprio dei bimbi minchia. Esatto. Grazie mille, siamo arrivati, è stata una bomba. Ciao! Oh, adesso inizio io. Però... Devo andare prima di tutto a prendere la mia band, l'Accademia delle Teste Dure. E poi devo andare a prendere un disco che mi sono portato da casa per l'occasione. Arrivo. Incontriamo ovviamente Michele Affidato. Però questa sera alle due celebrità, a J-Ax e Fedez, ci sarà anche questa volta un premio ambizioso, no? Perché... di prestigio davvero, il Pitagora d'argento, la cultura magno-greca. Questo è il motivo per il quale ci fa piacere incontrare, ritrovare spesso e ovunque Michele. Da qui a poco dovrà partire per la capitale, quindi attenzione, perché non rischiamo che ci sia una presenza in ogni dove e quindi che possa disturbare assolutamente, perché sono tutti eventi importanti, richiamano le migliaia ed è spesso quando i promoter e gli organizzatori parlano di cultura, di arte, significa anche avere ospiti, delle personalità che portano la nostra arte, la nostra cultura in ogni parte del mondo.
Sì, parte questa sera questo progetto dell'SM Musica che mi vede molto legato ormai da tantissimi anni con Maurizio Senese. Dicevo, questo progetto che vedrà per l'appunto nella cittadina di Soverato tantissimi eventi, tantissimi concerti, e dove in ognuno di questi concerti ci sarà, ecco, una premiazione dove verrà consegnato un Pitagora d'argento che ho realizzato. Questa è un'opera che ho realizzato dove voglio far raffigurare non solo quelle che è l'arte di Michele Affidato, ma ecco, rappresentare quella che è stata la nostra storia e la nostra cultura. Di la verità, quando giri per il mondo, cosa porti della nostra terra, un po' come immaginario? Ma sicuramente porto una grande cultura di arte orafa, innanzitutto perché noi siamo stati veramente la capitale nel mondo dell'arte orafa, per cui è molto bello poter rappresentare un territorio che soffre, ma che ci sono tante eccellenze, ci sono tante realtà serie, non solo quella di Michele Affidato, perché sono dei tanti che in questa regione si prodiga al fine di poter rappresentare quelle che sono le cose belle, perché per me è un grande piacere poter esportare quelle che è la mia arte e un po' diffondere in tutto il mondo le nostre culture. Allora, a questo punto salutiamo il maestro orafo Michele Affidato, lo ritroveremo davvero nelle innumerevoli serate che ci offre questa estate 2016. Va grazie bene? Grazie a voi, salve. Dove vanno i tram, ma non ci vai tu, dove? San Valentino lo passiamo all'Ikea, i balordi non hanno job per Marti Max Blu. Ci sono banche che cambiano gestione, chi dopo un viaggio inizia organizza feste cool. Chiamano DJ, la tranquilla e fanno zero persone, vengono solo con la Champions League in Pay TV. Dove prendi in mano un libro solo per fare un filtro, dove tutti fanno rap e nessuno compra un piso, con la piazza della chiesa che mi hanno fare un Cristo. Ci sono i miei amici a pregare che fallisco, il sabato le pizza con le compagnie rimaste, sto finte dalle paste che hanno reste, e le ragazze con tutto pesante, copiando a mia patagio, la verde prei, sembrano più buoni. Sindaco di Soverato Ernesto Lecci, questa sera Soverato ha una magia in più, possiamo dire, la musica è una struttura straordinaria, direi un gioiello. Sì, grazie a Maurizio Senese che ha creduto in Soverato e a questa amministrazione giovane che è coraggiosa. Non ci siamo fatti scoraggiare da chi diceva che fare un evento così importante nel pieno cuore della città sul lungomare poteva creare pericoli, invece no. Tutto calcolato al millimetro, grazie alle forze dell'ordine, ai tecnici, ai ragazzi, agli ingegneri che ci hanno aiutato. Beh, centinaia se non migliaia di famiglie con bambini si stanno divertendo, un pubblico sano che ha voglia di divertirsi e una Calabria che ha voglia di risalire. Stiamo dimostrando che anche in Calabria, a Soverato, si possono fare eventi nazionali, internazionali, e questa sera è una testimonianza. Secondo le previsioni, questa sera sono presenti tra le migliaia, sono oltre 4.000, sono presenti quasi tutte le regioni d'Italia, questo è molto bello. Sì, abbiamo dato uno sguardo agli acquisti online, su 5.000 biglietti venduti il 70% sono stati acquistati fuori dalla regione Calabria, poi per scherzare siamo andati a spulciare, da tutte le regioni d'Italia è stato acquistato qualche biglietto, quindi tutta Italia stasera, un pezzetto di tutta l'Italia è qui. È una grande soddisfazione, poi questa sera abbiamo visto che c'è un pubblico che
richiamo tutte le fasce di età, dai 12, 13, 14 anni in su, ai genitori, anche ai nonni, è straordinario. È vero, infatti è quello che io notavo, devo dire la verità, anche io un pochino all'inizio ero in tensione perché mi dicevano un pubblico di ragazzi un po' particolare, invece dove sono? Ragazzi che hanno voglia di divertirsi, che hanno voglia di divertirsi in Calabria, mi ero assoverato un mare cristallino bellissimo, spiagge, locali, un'accoglienza straordinaria, finalmente si esprime un clima differente, un clima nuovo, la Calabria e Soverato stanno ripartendo. Senta, dica la verità, quando era poco fa sul palco l'ho vista anche leggermente emozionata, ma cosa ha pensato in termini di progettualità dopo questa chicca, niente male? Beh, intanto orgoglioso di far parte di questa cittadina magnifica e di questa amministrazione comunale, e poi ho pensato che ce l'abbiamo fatta, dopo tanti sacrifici, alla faccia degli invidiosi, alla faccia di chi ci ha messo i bastoni tra le ruote, perché insomma abbiamo oscurato qualcun altro, però ce l'abbiamo fatta, ma no, no, è la Calabria, lo ripeto, Soverato da sola può fare poco, deve essere tutto il sistema turistico regionale che deve remare nella stessa direzione, e ho pensato che questa è solo una delle 7-8 date e delle tantissime iniziative che ci sono. Soverato ha il cartellone eventi più importante di tutta la regione Calabria, spendendo praticamente zero, quindi orgoglioso di aver messo in piedi insieme a tutti i miei collaboratori e gli amministratori un calendario eventi più importante a livello regionale, spendendo praticamente nulla. Da Cortale, vabbè. A Maroni. Giripalco, la voce. A me DJ X, il cappello. Tutto. Giù al volo. Come? Lei, voi venite da? Cosenza. Da cos'è? Appositamente per loro. Per J-Ax. Cosa vi piace di questo? Vi piace il duo? Sì, come no, allora, ci sta il cambiamento. Allora scommetto che voi eravate anche lo scorso anno ai ruderi di Cirella, o state... Sì, ultimo i posti, però c'eravamo. Valentina. Vincenzo. Rosy. Allora, da quella parte, lei ha portato qualcuno? Sì. È accompagnato? Yes. Noi di una certa età dobbiamo accompagnarli. Purtroppo sì, ci tocca adesso. Però la musica non fa mai male, vero? Ah, non dà mai fastidio. No, anzi, l'accettiamo. È di questi tempi. Domani, ma almeno ritagliamo qualche oretta, eh? Sì, uno spazio positivo. Visto che sentiamo troppe cose negative, è giusto anche colmare questi spazi in maniera positiva. Anche l'entusiasmo, perché si vive anche di una certa tristezza. Sì, sì, verissimo. Da quella parte. Vai, avevate accennato a qualcosa. Da dove venite? Posso dire una cosa? Chissà un anno organizzano il concerto a Cosenza, proprio me lo auguro. Ah, in città dice? Sì. Il corso? Bello J-Ax. Però a Cosenza sono già venuti, diciamo, no? Perché... Ma proprio Cosenza no. Qualche volta. È possibile, è possibile. J-Ax, magari. Grazie. Da quella parte. Però... Cosa volevate aggiungere? Vorrei, ma non posso. Purtroppo no. Qui l'aria è un po' calda. Le faccio un'intervista. Da dove venite? Io Reggio. Cosenza. Cosenza. Sulla cresta, raccontarti ogni mio segreto, poi voglio portarti.
Senza riposo, mattina muso duro. Devi letta nel cammino, ma rimani stretta qui vicino e metto fuoco al mondo con un accendino. Tu cammini così, ti porterò a ballare, dove potrai gridare, saremo io e te. Ancora qua.